Sì, siamo a Modena, è la seconda tappa del percorso, di questo lungo percorso che dura da un anno, insomma, che ci porterà alla conferenza del volontariato regionale che si farà a fine novembre. Oggi qui parliamo di rapporto tra volontariato e territorio, nel senso l'obiettivo è riflettere per capire come fare per capitalizzare l'impegno grandissimo, il tesoro grandissimo dell'impegno del volontariato che abbiamo nel nostro territorio regionale, perché pur mantenendo le sue caratteristiche di libertà, di volontarietà, di libera scelta, possa in qualche modo essere coordinato con le necessità del territorio, e anche perché il volontariato non rimanga un'esperienza di nicchia, ma nel rapporto con il territorio e nel territorio, oltre a contribuire alle risposte, quindi alle produzioni di risposte che tanto spesso le istituzioni non sono in grado di dare e per il futuro daranno ancora meno, ahimè, per effetto della grande crisi economica che ci attanaglia, però sia anche un fermento vivo nel territorio per trasmettere la bellezza, la piacevolezza, la grande sfida di che cos'è l'esperienza del volontariato per tutti i cittadini, in modo particolare quello che noi vorremmo raggiungere anche per le giovani generazioni. C'è una scena complessiva mondiale, epocale, che richiede, che mette in difficoltà le istituzioni come il volontariato, quindi o riusciamo a visualizzare che c'è una zona di nuove vulnerabilità diffuse anche nel ceto medio che va impoverendo e va esasperandosi esistenzialmente ed economicamente e che è portato a consumare bulimicamente tante opportunità e quindi a indebitarsi, a vivere in modo dopato, diciamo così, al di sopra delle proprie possibilità senza rendersene conto, e se non ci facciamo carico di intercettare questa zona, anche le diverse diatribe o collaborazioni tra volontariato e istituzioni non riescono a collocarsi in una zona che è ormai il 60-70% della società, quindi abbiamo un numero limitato di attivi, ma che è il numero di prima, ma non abbiamo più la stessa relazione tra attivi e passivi che c'era una volta. Il rapporto di rappresentanza è modificato profondamente. O costruiamo nuove modalità di intercettazione di queste persone, di lavoro su problemi quotidiani, micro, per poi far generare dei nuovi partner, delle nuove risorse. Queste persone hanno ancora molte risorse, possiamo riallestire, o se no non riusciamo a costruire un nuovo welfare, diciamo così, un welfare che sia capace di andare incontro alla diminuzione di risorse finanziarie che abbiamo di fronte e a un aumento di criticità e di problemi che attraversano le famiglie in modo crescente. Il volontariato è un percorso partecipativo, un percorso in cui le persone sono chiamate a dire la propria opinione e a portare la propria cittadinanza attiva. Quindi il percorso è stato scelto proprio per riuscire a connettere tutti gli elementi che sono lungo la regione Emilia-Romagna e portare in ogni collegio interprovinciale un argomento che possa insieme costruire l'arrivo in conferenza regionale del volontariato del 26 di novembre. Oggi a Modena incontriamo il rapporto con le istituzioni in una società che sta cambiando, quindi come il rapporto con le istituzioni può cambiare, può essere più efficace per il futuro. Un'altra cosa emblematica è il logo di questa conferenza che ci accompagnerà, di questo percorso che ci porterà in conferenza, sono tutte le mani unite di colori diversi che creano il logo dell'Emilia Romagna. Se noi ci focalizzassimo bene su questo logo e improvvisamente qualcuna di queste mani scomparisse, la nostra attenzione resterebbe orientata su questo spazio vuoto. Ecco, quello che non vogliamo è lo spazio vuoto. Il seminario che facciamo oggi, rivolto ai volontari, agli operatori del settore, ai dirigenti delle associazioni di tre province, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, ha lo scopo di prepararci meglio, in modo più partecipato, alla conferenza regionale del volontariato che si terrà a fine novembre a Bologna. Il tema di oggi è un tema che è duplice, nel senso che da un lato si esamina il cambiamento, e nel cambiamento dobbiamo collocare il rapporto tra istituzioni, tutta la pubblica amministrazione, gli enti collegi, eccetera, e il volontariato. I temi sono quelli che derivano non solo e non tanto dalla carenza delle risorse, ma come impiegare meglio le risorse che ci sono, progettando insieme, cercando di far lavorare insieme. Oggi in economia, e questo vale anche per il piano sociale, si dice che l'innovazione passa attraverso la rete, si costruiscono addirittura dei contratti di rete fra le imprese. Io credo che anche la rete, la collaborazione sia un elemento fondamentale per fare di più e per fare meglio se si fa insieme.